Ed eccoci qui ragazzi e ragazze, prontissimi per continuare in compagnia del vostro Diablotex su Dead Rising Deluxe Remaster in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre Playon Italia per avermi concesso questa bellissima collaborazione. Ringrazio Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Dead Rising Deluxe Remaster in versione PlayStation 5. Un ringraziamento va anche a Capcom, a tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono, mi supportano e sopportano sul mio canale YouTube. Detto questo ragazzi, diciamo che ho intravisto una piccola cosa, quindi scatterò una foto qui perché sono punti ragazzi, quindi andiamo. Allora, adesso bisogna andare, credo, da questa direzione. Sì, credo. Allora, stiamo tranquilli, vediamo un po'. Posso risponderti? Anche se individuassimo e arrestassimo i responsabili, abbiamo molti altri problemi di cui occuparci. Ah, ok. Abbiamo molti altri problemi. Ci sono molti problemi. Sì, all'orizzonte credo ce ne saranno molti, quindi credo che all'orizzonte potrebbero esserci molti problemi. Comunque staremo a vedere. Staremo a vedere, sì. Tanto noi abbiamo Frank dalla nostra parte. Siamo tranquilli. Allora. Vediamo un po'. Salta per arrampicarti su elementi che hanno un'altezza adeguata. Perfetto. Questo? Ehi, hai visto mia moglie Natalie? Dovrebbe essere qui nei paraggi. Fermi tutti. Cerchi qualcuno. Ti do una mano. Mi faresti un favore, amico? Comunque, mi chiamo Jeff Meyer. Io sono Frank, un giornalista. Allora, Jeff si è unito a me. L'energia qui aumenta. Allora, scortare i superstiti. Ogni superstite si comporta in modo diverso in base alla situazione e alla propria personalità. Cerca di trarne in salvo il più possibile, scortandoli fino alla sicurezza. Potrai dar loro oggetti con cui attaccare i nemici che hanno intorno. Se li chiami, verranno verso di te. Puoi anche impostare una destinazione con cui indicare loro dove andare. Allora, con R3 chiamerò il superstite, L2 più R3 imposterò una destinazione, poi destinazione. Bene. Con me! Perfetto, ecco, raccolgo. No, fermi. Allora, oggetti ingombranti. Alcuni oggetti devono essere tenuti da Frank con entrambe le mani. Se nel frattempo viene colpito da un attacco frontale, lui non subirà danni, ok? Ma la resistenza dell'oggetto diminuirà. Perfetto. Allora, non mi occorre. Prenderò quest'altra mazza da baseball perché... un'altra mazza da baseball potrebbe farci comodo. Ah, ecco qui Natalie. Siamo arrivati. L'abbiamo trovata. Jeff! Natalie! Jeff! Oh, grazie al cielo, stai bene. No, Natalie, grazie. Perfetto. Siamo saliti due livelli in questo modo. Esplora il centro commerciale. Ok. Ok. Esplora il centro commerciale. Vogliamo esplorarlo? Qui abbiamo... allora, qui. Ma dobbiamo parlare con Jeff. Vediamo un attimino. Magari come abbiamo finito la missione. Vediamo, eh. Diamo un'occhiata. Ehi, voi due. Potreste darci un taglio con queste smancerie? Qui siamo in pericolo, ma conosco un posto sicuro. La sala sicurezza. Seguitemi. Ok. La mossa evasiva suprema. Seleziona la direzione con L e poi evadi con cerchio. Richiede un tempo di recupero prima di essere usata di nuovo. Accidenti. Oh, seguitemi. Allora, la sala di sicurezza. Credo che bisogna andare da questa parte, sì.
poi torneremo qui, eh. Andiamo. È per il vostro bene, non seguitemi. Non entrerò mai più in un centro commerciale per il resto della mia vita. Ne ho avuto abbastanza. A livello 7, wow. Ragazzi, qui si aumenta. Si aumenta bene. Mossa usata. Allora, calcia via. Perfetto. Mossa usata per sfuggire agli zombie. Quando viene afferrato, premi ripetutamente il tasto X. Lo premerò ripetutamente, giustamente. Va benissimo, non è un problema questo. Allora, adesso esplora il centro commerciale. Quindi andiamo da questa parte. Ah, ok, abbiamo un ascensore qui, però vediamo. Qui dietro non abbiamo nulla, quindi diciamo che in parte va bene così. Via. Ok, adesso qui. Ehi, sono Otis, dalla sala sicurezza. Mi senti, Frank? Ti descrivo un po' il centro commerciale, così puoi orientarti meglio. Dalla parte opposta del magazzino c'è Paradise Plaza. Ci troverai ristoranti, negozi di sport, librerie e tanto altro. Il centro commerciale è bello grande. Se ne hai bisogno, usa i bagni pubblici. Sono segnati sulla mappa. Ok. I bagni pubblici. Sperando siano puliti, perché altrimenti non li uso. Frank, beh. Ci sei? Sono Otis, il custode. Tu sei un giornalista, vero? Osservando i monitor ho scoperto qualcosa che potrebbe interessarti. Ho visto un ragazzo aggirarsi a Paradise Plaza, a una macchina fotografica. Quindi? A una macchina fotografica, ok. Anch'io una macchina fotografica. Zombie, eh? Sapevo che sareste arrivati. Non credo sia uno zombie, sinceramente. Non credo. Ho un po' di dubbi. Ho qualche dubbio al riguardo. Dio, Jess! Ehi, non farlo mai più. Hanno attaccato Brad. L'ho localizzato sui monitor. Deve essersi slogata. Vado ad aiutarlo. Ho spacciato. Bene, ok. Dammi la pistola. Ehi, è colpa mia se ti sei fatta male. Ti aiuto. No, non posso darla a un civile. È contro le regole. Sì, ma non penso che avessero in mente centri commerciali infestati da zombie quando hanno scritto queste regole. Sai usarla almeno? Un po'. Sono stato in zone di guerra. Senti, dopo averti aiutato, io e te faremo una gran bella chiacchierata. Ok. Caso 1, vabbè. In corso 1/2. Conferma. Mirare. Mentre miri con L2, muoviti con, vabbè, l'analogico sinistro e regola la vista con l'analogico destro. Perfetto, ragazzi. Premi quadrato o R2 mentre miri per lanciare l'oggetto che hai in mano. Quando brandisci certe armi specifiche, come quelle da fuoco, verranno consumate munizioni. Vabbè, ragazzi, ma è logico, no? È logico. I riquadri di ogni caso ti guideranno nella risoluzione dell'incidente. Ok, quando assisti a un evento chiave si aprirà un nuovo riquadro che rappresenta un passo in avanti verso la verità. Nuovi sviluppi e nuovo. Ok, puoi esaminare i tuoi progressi nella risoluzione del caso attuale accedendo al menu dossier casi dal menu di pausa. Ok, fin qui ci siamo. Una volta completati tutti i casi, la verità sull'incidente di, vabbè, Willamette qui verrà finalmente svelata. Rispondiamo. Scusa, al telefono. Non ho sentito. Puoi ripetere, per favore? Ho visto un ragazzo aggirarsi a Paradise Plaza.
Vabbè, dice quello di prima, che ha visto aggirarsi un ragazzo. Allora. Fermi, eh. Allora, vediamo un attimino qui. Mi stavo divertendo un po', ragazzi. Mi stavo divertendo un po', non so voi, ma io in qualche modo mi diverto. In qualche modo, poi... Bellissimo, ragazzi. Bellissimo. Allora, sì, sì, tranquilli. Ecco qui. Il problema, non so se abbiamo tutto questo tempo per sterminare zombie, eh. Non so se abbiamo tutto questo tempo, ragazzi, però vabbè, dai. Però va bene. Un po' qui. Allora, credo che sto andando verso la strada giusta. Manca un po', eh. Non è che arriviamo. Wow. No, fermi tutti, ragazzi. No, no, fermi un attimo, perché qui. Ah, da qui non posso prenderla. Vabbè. La prendiamo da qui, non è un problema, eh. Non è assolutamente un problema, ragazzi. Assolutamente. Buoni. Dovrei recuperare anche un po' di energia, perché mi vedo messo un po' male, diciamo, sì. Sono messo un po' malino. Un po' male, sì. Ok. Sono messo un po' malino qui. Note scoop. La lista di note scoop visualizzata visualizza un elenco delle richieste attuali e una serie di informazioni sui superstiti. Ok. Completando gli obiettivi elencati nelle note scoop prima dello scadere del tempo, potrai ottenere PP oppure scoprire nuove verità sull'incidente. Usando l'orologio e la mappa puoi marcare gli scoop, facendo così appariranno a sinistra dello schermo. Va benissimo. L'indicatore in alto mostrerà la direzione e la distanza da percorrere. Puoi marcare fino a 4 scoop. Addirittura. Addirittura. Va bene. Vediamo un po'. Caso 1. Aiuta Brad. Mappa, vediamo un po' gli scoop qui. Allora, lì dovrò recuperare un po' di energia, ragazzi, credo, eh. Non sono messo benissimo. Proviamo. La destinazione dovrebbe essere qui, sicuramente. Ne abbiamo sinceramente, però forse stavo sbagliando, perché vabbè, oramai andiamo qui, no, torniamo di qui, perché comunque abbiamo sia una missione principale che secondaria. La secondaria dovrebbe essere qui, credo. Se no, altrimenti andremo verso la missione. Posso rientrare qui? Fantastico, fantastico.
Vediamo se sto sbagliando pure. Allora, qui devo salire sopra, eh? Indica la freccia verso su, quindi se indica verso su è qui. Dov'è? Eh sì, aiuta Brad, ma dov'è? Non lo vedo. Questo è il ragazzo che viene. Allora, fermo, fermo. Non vedi che sto lavorando? Sto cercando di scattare delle foto. Anche tu hai una bella macchina. Ma a quanto pare non sai nulla di fotografia, non è così? Mm. Scusami, sono anch'io un professionista. Forse non bravo quanto te, ma... Ti credi un professionista, eh? Ah, ah, d'accordo, ho capito. Ti rendi conto di cosa significhi davvero essere un professionista? Se non hai talento, grande, non puoi usare quella parola come se niente fosse. Mi chiamo Frank West. Scusa se ti ho rovinato la foto. Mi levo subito di torno. Ok, ok. Aspetta un attimo. E se ti dessi una mano, osserverò la tua tecnica e ti darò qualche dritta. Ora non fare il timido, Frankie. Ecco, mi metterò in posa per te. Mostrami cosa sai fare e ti darò il mio giudizio. Ottima idea, vero? A volte penso di essere un genio. Forza, cominciamo. Allora, scattare foto. Quando scatti una foto, più grande è l'indicatore obiettivo, più PP otterrai dalla foto. Ok. Inoltre, se riesci a scattare una foto di uno zombie o di un superstite mentre attacca, mentre viene ferito o in altre situazioni particolari, l'indicatore obiettivo cambierà colore, segnalando un aumento dei PP che puoi guadagnare. Vabbè, questo lo sappiamo benissimo. Allora, il colore dell'indicatore bersaglio indica il genere di foto che stai scattando. Il genere che consente di ottenere il maggior numero di PP avrà la precedenza sugli altri generi potenzialmente inclusi nella foto in questione. Quindi violenta, drammatica, comica, macabra. Vabbè, benissimo. Ok, per prima cosa voglio che mi scatti una foto mentre mostro il mio talento eccezionale per la fotografia. Addirittura. Ma non va bene una foto qualsiasi, Frankie. Dovrai ottenere almeno 500 punti. Grande. Più grande è il soggetto, migliore sarà la foto. Ma probabilmente questo lo sai già. Ottimo. Mi hai inquadrato? Ok, che ne dici se cambiamo aria? Va bene. Va benissimo. Poi ragazzi, più avanti andremo verso la missione principale. Sprigati! Immortalami mentre scatto una foto, amico. Io mi metto in posa, ma cerca di ottenere almeno 500 punti. Perfetto. Li ho superati 500 punti, Ciccio, eh? Sorridi. Grande. Più grande è il soggetto, migliore sarà la foto. Ma probabilmente questo lo sai già. Grande. Ma che cosa stai facendo? Sono qui, Becky. Grande. Ok, quindi. Bravo, ce l'hai fatta. Sono venuto davvero bene. Adesso ti farò vedere la mia fighissima posa della vittoria. Ottieni almeno 700 punti. Ok. Grande. Ma sai usare lo zoom? Puoi allargare e ridurre l'immagine inquadrata, capito? Grande. Non hai ritmo, amico. Così non riuscirai mai a cogliere l'attimo giusto. Più grande è il soggetto, migliore sarà la foto. Ma probabilmente questo lo sai già. Grande. Dai. Non hai ritmo, amico. Così non riuscirai mai a cogliere l'attimo giusto.
grande. Più grande è il soggetto, migliore sarà la foto. Ma probabilmente questo... Io so tutto, sì. E che devo prendere il tempismo giusto. Grande. Per poco, ragazzi. Dai ritmo, amico. Così non riuscirai mai a cogliere l'attimo giusto. Grande. Per poco, ragazzi, per poco. Perfetta. Grande. No. Non hai ritmo, amico. Così non riuscirai mai a cogliere l'attimo giusto. Che bella. Grande. Oh, adesso sì, ragazzi. Che noia. Ehi, ma che mi sono messo a fare in posa? Devi scattare nel momento giusto, Frankie. Ma l'ho fatta, eh. Vabbè. Che bella. Grande. Bella foto, grande. Ovviamente metà del merito va al modello. Esatto. Esatto. Almeno è a fuoco. E direi che la composizione può andare. Niente male. Ok, andiamo avanti, Frankie. Ma prima... rifatti gli occhi coi miei lavori. Questa qui è la foto più toccante che abbia mai fatto. Questa è la più divertente. Ricordo benissimo. Ok. Questa è la più violenta di tutte. Che roba. Ok, facciamo così, Frankie. Balla fuori e scatta delle foto più belle di quelle che ti ho mostrato. Ne sei capace? Eh? Sì. Non so se ne siamo capaci, quindi... non so se ne saremo capaci, Frankie, eh? Non è che puoi subito fare il gradasso in questo modo, eh? Ok, un po' di scorta non fa mai male, diciamo, eh? Non fa mai male, allora. Dove andiamo? Ok, quindi? Quasi quasi vado verso la missione principale qui, ragazzi, tanto... uno si è chiuso in un negozio di vestiti da donna ad Alfresca Plaza. Inizia. Sembra che ci siano due persone nascoste. Da quando il centro comandante Willamette Park View ha aperto le porte a voi e alle vostre... ok. E siamo pronti per festeggiare. Proprio così. È ora di celebrare il terzo anniversario del centro commerciale Willamette Park View. Dal 10 del mese fa. Allora, qui abbiamo la mappa. Fermi un attimo. Perfetto, via. Tutta la famiglia a divertirsi con giochi ed eventi indimenticabili. Le sfilate, le cornie e attività originali che abbiamo preparato per voi. Buoni. Buoni, dobbiamo andare. Dobbiamo andare, ragazzi. Devo andare. Allora, fermi tutti un attimino, eh. Sfida fotografica. No, andiamo qui, dai. Andiamo qui un attimino. Il nostro Frank lo vedo un po' appesantito, eh? Lo vedo leggermente appesantito, ragazzi, ma comunque sempre in grande forma, diciamo. Allora, andiamo verso qui la destinazione principale, perché non vorrei far danno che poi non... andiamo, andiamo. Per il momento ho ammazzato pochi zombie, ragazzi, 51, 52, quindi poca robina, ma che può
migliorare andando avanti, andando avanti. Adesso altro da fare, ho altro da fare qui. Entriamo qui, tanto è qui che bisogna entrare per forza. Mi dovrò fare strada, giustamente, perché mi dovrò fare strada, ragazzi. Eh sì. Wow, speriamo che sia qui, perché non vorrei. Ah, che okay, no, è qui, ragazzi. È qui. Mamma mia. Mamma mia. La tua ragazza mi ha mandato a cercarti. Chi? Jesse? Marta. Ok, ne parleremo dopo. La sai usare? No. Non ho mai sparato a nessuno. E va bene, io ti copro da qui, ma devi rimanere al riparo. Avvicinati al bersaglio, ok? E una volta vicino, che faccio? La cosa migliore sarebbe sparargli. Ma se non te la senti, cerca di tenerlo occupato e sta attento. Non pensi di farcela? Me la cavo meglio con le foto. Ma va bene, ci provo. D'accordo. Cercherò. Appena ricarica, ti do fuoco di copertura. Conto su di te. Arriva laggiù. Uno, due, tre! Oh. Sì, però devi star calmo, eh. Copro io! Cerca un'apertura! E lì abbiamo l'ottimo Carlito, ragazzi, Continua così! Abbiamo l'ottimo Carlito, quindi non è che si scherza. Devo arrivare qui. Vediamo, Ho anche poche munizioni, purtroppo. Ho poche munizioni. Non ho più quasi munizioni, quindi. Seguilo, non lasciarlo scappare. Seguilo, io non ho più munizioni quasi, Ciccio. Un po' di munizioni, dove sono qui? Ah, ok. E allora forse, ragazzi, abbiamo una probabilità di far fuori Carlito qui, Forse una probabilità possiamo anche averla. Dov'è? Wow, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ed ecco Carlito, sì. È scappato. Ma chi era quello? Non lo so. Non lo so. Beh, ti ringrazio. Sono Brad. Frank West, fotoreporter.
E adesso che ne direste di una spiegazione, Brad? Mi dispiace, non ho niente da dire. Senti, non so che cosa ti abbia detto Jesse, ma per quanto mi riguarda, noi ci separiamo qui. Tu occupati del tuo scoop. Penseremo noi al resto. Voi state cercando qualcuno qui, vero? Eh? Chi è quello? Dove l'hai scattata? Aiutami e io vi aiuto. Sei il solito giornalista, vero Frank? Un paparazzo, esaltato, testardo e subdolo, che non ha niente di meglio da fare che farsi i fatti degli altri. Ci provo. E con questo? Hai vinto tu. Sei dei nostri. Io e Jesse siamo del DHS. E sì, stiamo cercando l'uomo in quella foto. Sicurezza nazionale. Quel tizio è un terrorista. Ho fatto quella foto all'Entrance Plaza. Alla porta principale. L'Entrance Plaza? Sicuro? Ehi! Posso occuparmi di questa storia o no? Perfetto ragazzi, allora qualcosina abbiamo risolto, eh? Qualcosina. Livello più. Allora, nuova abilità. Scalata zombie, questa mossa ti consente di arrampicarti sugli zombie, potrai addirittura camminare sopra a interi gruppi di nemici, premi X muovendo l'analogico sinistro in direzione degli zombie più vicini. Ok, allora qui abbiamo la mappa, ovviamente ragazzi io adesso andrò, non me ne volete, vediamo se trovo un punto di salvataggio, andrò a salvare la mia partita per il semplice motivo che il gameplay credo che sia durato abbastanza, dal mio punto di vista. Allora, fermi tutti, no. Fermi, eh. Datemi tempo di riprendere un po' di energia per il semplice motivo che... No. Ridatemi la mia chitarra, su. Perfetto, via. Un po' di latte. Perfetto. Qui ragazzi, in questa run non è che posso far tante cose, tante missioni secondarie, perché comunque perdo tempo. Non sta ferma un attimo. Sembra quasi che stia cercando qualcuno. Alfresca Plaza, quindi è qui, ragazzi. Quindi è lì. Perfetto. Fermi tutti. Punto di salvataggio, dov'è qui? Possibile che non trovo il punto per salvare la mia partita, vediamo un po'. Ecco, forse è qui, ragazzi, eh. Devi farti da parte. Vediamo un po'. Ok, punto di salvataggio, dov'è?
Perfetto, ragazzi. E qui? E qui? Vediamo un po'. Perfetto, allora, ragazzi, il vostro Diablotech si chiude qui. Un altro episodio per quanto riguarda Dead Rising Deluxe Remaster in versione PlayStation 5 in collaborazione con Playon Italia. Ringrazio come sempre tutto lo staff di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice per portare questo bellissimo titolo sul mio canale YouTube. Ringrazio anche Josafat di Playon Italia per avermi gentilmente inviato un codice di Dead Rising Deluxe Remaster in versione PlayStation 5. Ringrazio anche tutto il team e lo staff di Capcom, tutti gli iscritti ma anche i non iscritti che comunque mi seguono qui sul mio canale YouTube. Come sempre vi ricordo una piccola gentilezza: se vi farà piacere di lasciare un like, un commento, condividere il gameplay ed iscrivervi sul mio canale YouTube per dare un po' di supporto. Grazie di cuore a tutti e appuntamento al prossimo episodio. Ciao!